this motherfucker, man. Parto così. Spesso quando ci capitano delle cose nella vita, no? Quello che si tende a dire è il tempo ci darà le risposte, no? E il tempo è il migliore giudice, no? Volevo chiedervi, voi cosa avete imparato con il tempo? Beh, lui è più esperto di me di tempo, per cui direi che facciamo cominciare Crocetti, Nicola. Che non ci è dato scongiurare niente, che tutto passa sopra le nostre teste e non possiamo fare quasi niente, per modificare il corso degli eventi. Sembra una visione un po' pessimistica, ma quando arrivi alla metà vedrai che è così. No, io non la vedo, non la leggo come una visione pessimistica, è realistica. È quello che è, di fatto è così. Abbiamo il controllo su una minima parte di cose. Ma neanche su noi stessi. Non l'abbiamo su noi stessi, non l'abbiamo sul destino, non l'abbiamo sulla maggior parte delle cose. Sulle persone che ci circondano, a cui vogliamo bene, non riusciamo a controllare niente. Ci succedono le cose, no? Le subiamo. Reagiamo alle cose che ci succedono, e questo sì, per cui esiste poi una possibilità di porsi di fronte al tempo, no? A me piace un'immagine che un giorno mi è scaturita, ovvero che il tempo non passa, ma il tempo arriva. Bellissimo. Perché noi si dice sempre il tempo passa, no? Però se tu provi a pensarlo come un flusso, è vero che il flusso passa, ma il flusso arriva se ti metti dalla parte del fiume che ti scorre incontro. E quindi questo è semplicemente uno stato mentale, un atteggiamento mentale, no? Poi la realtà è entrambe le cose, è come la salita è anche una discesa, no? Dipende, certo, da come la percorri. Per cui l'idea che il tempo arrivi semplicemente mi mette bene, no? Mi fa pensare, mi fa credere, poi credere è uno degli aspetti importanti, no? È una delle possibilità, mi fa credere che io possa in qualche modo pormi di fronte a questa cosa che mi arriva addosso. Però a volte è talmente violento il modo in cui ti arriva addosso che puoi semplicemente cercare un riparo, oppure seguire il flusso, oppure non puoi fare proprio niente. E allora niente, non sei impotente di fronte a questa cosa qua. A proposito di salita e discesa, un poeta spagnolo dice: quando vado a trovare il mio amore, la strada in salita mi sembra in discesa. Quando torno dal mio amore, la strada in discesa mi sembra in salita. Verissimo. E i poeti ce l'hanno. I poeti spaccano. Utilizzerò questa cosa della salita e della discesa. La riutilizzerò. Beh, perché la poesia è utile in questo senso, sì, è proprio uno strumento. È uno strumento. È proprio uno strumento che ti torna a comodo a volte. La poesia serve a molte cose, fra cui conquistare le donne. Certo. Pensi Cyrano de Bergerac. No? Per chi la sa usare. Certo. Cioè, la storia di Cyrano è fantastica, no? La conosco. Cyrano è un testo classico. È uno dei testi più belli stati scritti. Sono anche delle trasposizioni cinematografiche belle, una con Depardieu. Con Depardieu è meraviglioso. Dove lui è strepito. Cyrano era brutto, era stonasone, è un personaggio della letteratura francese. Però aveva la capacità di rimare, meravigliosa, era un grandissimo rimatore. Quindi Un grandissimo poeta. Questo aveva un naso che sembrava una proboscide. Quindi le donne proprio lo rifiutavano, proprio si vergognavano di lui, giusto? Sì, lo prendevano in giro, lo sfottevano, no? Sì. E quindi cosa succede? Che lui presta la sua capacità. Lui è innamorato perso di una. E questo lui è un cadetto di Guascogna e c'è un bel guascone che si innamora di lei e lei, siccome è bello, accetta la sua corte. E il povero Cyrano impazzisce di gelosia, solo che questo qui non è capace di spiccicare una parola perché è ignorante, timido, invece Cyrano. E allora un giorno vanno sotto il suo balcone, lui, Cyrano, si nasconde nell'ombra. Questa storia va avanti a lungo finché i due vanno in guerra e tutti i giorni
il bello che non sa neanche scrivere, si fa scrivere una lettera, Cyrano scrive una lettera firmata dal bello e la porta a spedire per la bella Rossana. E un giorno il bello capisce che il vero innamorato era lui, insomma, e che Rossana amava Cyrano, non lui. Allora si va a portare la lettera, si fa ammazzare e muore. E lui gli scrive, continua a scrivergli delle lettere, finché poi la scena cambia, c'è questa scena finale che la Rossana si chiude in convento perché è morto il suo amore, lei non sa che invece non era il suo amore. E Cyrano tutte le sere va a trovare Rossana, Cyrano è un famoso spadaccino, tutte le sere va a trovare Rossana e le riferisce le novità del giorno. E l'ultimo giorno, prima di andare da lei, gli tendono un agguato, lo feriscono gravemente e lui ferito va da Rossana, è in punto di morte quasi, gli fa il solito resoconto della giornata. Mi viene a piangere. E la scena finale è mentre lui parla con Rossana. Rossana tira fuori l'ultima lettera che ha ricevuto dal bello. Mentre la legge, cala l'oscurità. Che lui la sa a memoria perché l'ha scritta lui. Certo. E continua a leggere la lettera. Rossana dice, ma come fai a leggere che è buio? E allora capisce tutto. Certo. Sì. Però, insomma, lui capisce che la sapeva a memoria. Però, ovviamente, lui muore, ferito gravemente e muore. Beh, una bellezza. È una cosa meravigliosa. È tutto in rima. Tutto il libro è completamente in rima, dalla prima all'ultima parola, sono tutti versi, per cui è un rap. Io negli anni 90 ho avuto una fissazione, volevo farne un disco in realtà, volevo farne un disco con un disco rap, volevo farne un disco proprio di rime, poi dopo niente, mi è passato. È una delle più belle storie. Ci ho provato, ma non ci riuscivo. È una delle più belle storie d'amore, sì, insieme a quelle di Giulietta e Romeo. Fantastico. Se lo vedete al cinema, è strepitoso. E le parole, l'utilizzo della parola? Agli occhi degli altri vi ha reso più belli. Ma non spetta, diciamo, a me, non lo so, non credo, perlomeno non ci ho mai pensato, per cui non saprei, io non saprei cosa risponderti, perché l'utilizzo della parola nel mio caso è una parola musicale la mia, per cui preferisco puntualizzarla questa cosa, nel senso che la parola per me è sempre un suono, è sempre soprattutto un suono. Prima del significato c'è proprio l'aspetto sonoro, l'aspetto ritmico, di quello che anche melodico, per cui non mi sono mai considerato uno che ha a che fare con le parole, se non uno che usa le parole per avere a che fare con una forma che è quella della canzone. Più che non è che mi può aver reso più bello, mi ha reso sicuramente più bello a me stesso, quello sì, nel senso mi ha dato un'identità, mi ha dato un posto nel mondo, quello sicuramente sì, mi ha fatto sentire in comunicazione col mondo, con gli altri, arrivavo agli altri grazie a questa cosa, per cui questa cosa qui, siccome arrivare agli altri mi piaceva, diventa una dipendenza, no? Una cosa che ti piace, fai fatica a rinunciare a quello e quindi cerchi sempre di trovare la nuova maniera, sì, per arrivare agli altri. Però nel suo caso, lui è ancora dentro Cyrano, il maestro mi fa impazzire. Ma io non sapevo che ti facesse impazzire. È meraviglioso. Hai detto che la parola ti ha dato un'identità, no, la parola musicale ti ha dato un'identità. Quindi oggi è la domanda chi sono. Ma mi ha dato l'illusione di un'identità, okay, più che un'identità, non, perché è una parola un po' impegnativa, un'identità, e la mia identità è piuttosto fluida e multipla. Però l'illusione di navigare dentro un mare che di identità, sì. E come ti rispondi alla domanda chi sono? Non me la faccio, per cui non mi rispondo. Non mi interessa, devo dire. È una domanda che non mi interessa né la domanda né la risposta. Non c'è la risposta, e quindi se non c'è la risposta la domanda diventa poco interessante, insomma. Poi la risposta è talmente multipla, no? Perché se io dico io, al momento in cui pronuncio questa sillaba mi vengono in mente mille possibilità, non c'è un io, no? Ce ne sono cento, no? Dentro di me, uno
uno è fatto in un modo, no? È una specie di parlamento interiore, no? C'è la destra, la sinistra, l'India, lo centro. Ogni tanto eleggono un presidente, no? E poi... però è un po' così. Vi leggo una poesia che ho trovato all'interno del libro. Poesia da spiaggia. Pierpaolo Pasolini in Al Principe dice: per essere poeti bisogna avere molto tempo. Ore e ore di solitudine sono solo il modo perché si formi qualcosa che è forza, abbandono, vizio, libertà per dare stile al caos. Io ho come la sensazione che la mia generazione non abbia tutto questo tempo a disposizione perché è soggetta a tante forme di distrazione, no? È concentrata a fare altro. È giusto se dico che la tua e la tua generazione era composta da più poeti, oppure no? Guarda, i poeti sono come i funghi, spuntano... In Italia ci sono, secondo ricerche statistiche, 3 milioni di persone che scrivono poesie. 3 milioni. I libri di poesia vendono 1000 copie, 2000 copie. A parte quello nostro. Che ne venderà un miliardo. Sì. Ci daranno il disco d'oro per un libro. Sai perché? È la prima volta. Perché tutti scrivono e nessuno legge. Ok. Questa è, purtroppo è la realtà italiana, non solo italiana. Poi quello che dice Pasolini, che per scrivere poesie ci vuole molto tempo, non è assolutamente vero. Perché se tu ci pensi, di tutte le forme d'arte, la musica, la pittura, non so, la pittura ti richiede luce, cavalletti, colori. La poesia richiede una matita e un foglio di carta e la puoi scrivere. Scusa l'immagine poco poetica, seduto sulla tazza del cesso, in treno, a letto, a tavola, dovunque, dovunque, in qualunque momento del giorno e della notte. Nessun'altra forma d'arte è così a portata di mano di qualunque. E siccome la poesia di cosa parla? Parla dei sentimenti umani, e tutti abbiamo, tutti gli esseri umani hanno i loro sentimenti, le loro esperienze, i loro dolori, le loro gioie. La poesia è questo, no? E allora tu ti prendi un foglio di carta, una matita e dovunque tu sia, in qualunque momento del giorno, ti svegli la notte, non hai più sonno, ti metti, vai a capo ogni tanto e hai scritto, credi di aver scritto una poesia. Non è così, ma insomma. No, io anch'io non sono d'accordo, diciamo, con il verso di Pasolini, ma sono d'accordo con la poesia di Pasolini. Per cui, e questo mi fa venire voglia di dirti che non bisogna essere d'accordo con una poesia, noi sopravvalutiamo l'idea di essere d'accordo con qualcosa. La poesia è oltre la condivisione di un'opinione, no? o di un'analisi. C'è una lirica in quello che lui dice che mi fa credere che lui quella cosa l'abbia provata e pensata in un momento. E magari poi non pensata più, però nel momento in cui l'ha provata l'ha fermata e quindi diventa una fotografia in movimento. No? E per cui non è importante, si può avere tempo, si può non avere tempo, ci sono poeti che vivono 100 anni, poeti che vivono 18 anni, pensa a Rimbaud, ha smesso di scrivere a 19 anni. No? E, per cui non andrei oltre, no? questo passaggio. Perché la poesia è più di tutto questo, è più di tutto questo, è qualcosa di... è una cosa che... pensa quanti hanno provato a definirla, no? È proprio perché è impossibile definirla che continua, certo. Che continua a esistere, no? Perché ci porta dentro un mistero, che poi è il mistero della vita stessa, il mistero dell'essere umano. E quindi tentare una definizione è un bel esercizio. Può essere anche divertente, può essere anche un come nelle battle di rap, no? Sì. Dove ognuno prova a essere meglio dell'altro. Però comunque rientriamo nella zona dell'esercizio, perché poi lei resta un mistero, lei è già da un'altra parte. Quando tu pensi di averla fermata, lei già se n'è andata. E questo è bello, è meraviglioso, per questo che ci tiene lì, ci tiene sempre meravigliati, no? Io stamattina, sebbene il libro lo conosca a memoria, no? Perché l'abbiamo fatto insieme, ho amato molto fare questo libro perché mi ha permesso di conoscere Nicola, di entrare in questo mondo. E sebbene tutto questo, stamattina l'ho aperto e ogni volta mi sembrava di aprirlo, sì, per la prima volta. È così. Per la prima volta. Così succede con la poesia. Tu, non so, pensa
un poeta che ti piace lo leggi mille volte, no? Esatto. A volte, anzi, Crocetti consiglia di imparare a memoria alcune poesie perché non hai neanche più bisogno di leggerle, ce l'hai dentro. Ce l'hai dentro, fanno parte di te. E basta. In questo verso Pasolini dice: ore e ore di solitudine sono il solo modo perché si formi qualcosa. Cos'è che vi dà e vi toglie la solitudine? Prima ne parlavamo di solitudine. Ma per me è l'altro piatto della bilancia della mia vita, diciamo così. La mia è una vita molto esposta, una vita gioiosamente sociale. Sì. Mi piace il casino, mi piace la folla, mi piace essere al centro dell'attenzione, costruire il divertimento. E questo si nutre poi di un opposto proprio, di una parte oscura, che è quella poi oscura. Non è per niente oscura, in realtà mi piace anche la solitudine, ero un bambino solitario e sono un adulto abbastanza solitario, mi piace andarmene via, stare da solo in un posto dove non conosco neanche una parola della lingua che stanno parlando, per esempio. Questa è una cosa che mi piace molto, trovarmi in un luogo dove non capisco la lingua, dove non so leggere i segnali stradali, perché mi fa sentire nuovo, mi fa sentire incompleto. E questa cosa qua è una sensazione che mi piace e nutre l'altra parte. La solitudine è la cosa più bella perché tu stai solo con la persona che ami di più al mondo, te stesso. non devi litigare, non devi. Però a volte si litiga anche con anche te stesso. Anche con se stessi, sì, però. Io ho fatto delle sì, però poi delle risse. Però poi fai pace. Facilmente, sì, molto più effetti, facilmente, sì, certo. Che con gli altri. Come giocare a scacchi con te, esatto. Stesso, ma fai sempre chi vince. Vinci sempre. Da quanto tempo vi conoscete? Da pochissimo. Cioè io conosco Crocetti, editore, da tanti anni, da quando la lettura proprio è entrata nella mia vita in maniera prepotente. E quindi la poesia è proprio poesia la rivista Crocetti. E poi li seguivo anche sui social, ogni tanto gli scrivevo, addirittura come un fan. Anche io conosco lui ovviamente da molto molto più però tempo. Poi ci siamo incontrati da poco perché è successo che durante i mesi della pandemia, no? Che poi per me sono stati anche altro, no? È stato un periodo difficile in cui non riuscivo, in cui ogni giorno era un'avventura, nel okay. senso più per alleggerire il tono, diciamo, però insomma mesi tosti. È uscito un libro che lui ha tradotto, un libro importante, un libro fondamentale della letteratura del Novecento greca, di Kazantzakis, l'autore di un altro libro che vi consiglio, che è Zorba il Greco, che è uno dei romanzi più belli di sempre. Questo libro di Kazantzakis si chiama L'Odissea ed è il seguito dell'Odissea. Lui ha immaginato la vita di Ulisse dalla fine dell'Odissea di Omero fino alla morte. E ha scritto un poema che non era stato mai tradotto in Italia, in italiano. E Crocetti avevo letto io, che era un po' di anni che stava lavorando a questa traduzione, io quindi l'aspettavo. Ed è uscita in un momento magico per me, perché quando poi l'ho comprata mi ha accompagnato in mesi. È stata proprio una sorta di. Non so, una presenza, una compagnia importante. E quindi alla fine di questa cosa, quando poi il cielo si è riaperto un po', io l'ho cercato e gli ho proposto questa idea. Siccome stavo progettando le spiagge, stavo progettando Jehovah Beach Party, ho detto: pensa che bello vendere in spiaggia un libro di poesie, no? Si vendono i panini, si vendono le magliette, si vendono i cappellini, no? Pensa che è bello vendere anche un libro di poesie, no? Che si chiama Poesie da spiaggia, per cui il titolo è un po' invitante, pop. Poi tu lo apri dentro e ci trovi qualcosa che la forse... grande poesia mondiale. La grande poesia mondiale, non sono poesie, c'è la grande poesia. E quindi gli ho scritto, ci siamo sentiti. A lui l'idea è piaciuta e poi ci siamo incontrati qui. Io sono arrivato, ero a Milano per caso e sono venuto a trovarlo. Ed è stato bello, anche semplicemente entrare dentro Crocetti, che per me era un po' come entrare dentro la Def Jam. Sì. Cioè, la Def Jam è un'etichetta di rap fondamentale. Era un po' come... avevo questa sensazione di un fan che entra dentro un tempio che è importante per lui. A chi non ha tempo per leggere, a chi non ha tempo... Come non si può non avere tempo. È vietato non avere tempo per leggere.
tempo per tutto. Io lo vedo, io quando consiglio un libro, non so, su TikTok, no? Consiglio un libro, c'è sempre quello che mi scrive, beato te che non c'è niente da fare, io devo lavorare. No? E io non rispondo mai, perché in genere non rispondo. Vale la pena. Perché non vale la pena dare una risposta, no? Perché Bukowski ha scritto i suoi libri mentre lavorava all'ufficio postale, perché ha letto Dostoevsky in metropolitana mentre andava al lavoro, perché il tempo si trova. Poi il tempo della lettura è un tempo fondamentale. Ariosto ha scritto il poema, certo. Lavorando, credo. Sì, faceva il funzionario. Funzionario di cosa? Ha scritto l'Orlando Furioso, che è una delle cose più immortali dell'umanità, correggendola per 30 anni, riscrivendola. Per cui il tempo è una scusa, bisogna trovarlo, sono scuse. Sono tutte scuse che uno dà a se stesso. La sera prima di dormire invece uno di prendere qualunque pilloletta, si prende un libro di poesia, poi è meno impegnativo del romanzo perché non devi leggere 300 pagine per vedere come va a finire. Leggi una poesia, ci vogliono pochi minuti, magari ti fa venire sonno meglio. Come spieghi a queste persone però che la poesia è importante? Che parole utilizzi per spiegarglielo? No, non utilizzo parole, non lo so, non credo che si possa, si entra nell'ambito dell'augurio, cioè dell'augurio che uno inciampi prima o poi in una poesia, che gli cambia la vita, che gli fa quella cosa. Se ti capita di leggere delle poesie, a un certo punto ti accorgi che quanto è importante e ti penti di non averlo mai fatto prima. Poi ci sono anche degli strumenti utili, no? Per esempio il cinema spesso ha introdotto un ragazzo alla poesia. Pensa, ieri parlavamo di L'attimo fuggente, sì. No? Anche film molto popolari, bellissimi, no? Fatti molto bene. Benigni ha fatto un lavoro comunque rispetto alla diffusione dell'amore per la poesia, no? Cioè, quando tu comunque poi passa anche una sensazione di autenticità in quel messaggio, no? In quella volontà proprio di fare quel film, proprio perché qualcuno inciampi in quel film e quindi poi si ritrovi a leggere Whitman o non lo so. E quindi lì c'è. Siccome quando uno la scopre la poesia, lo vorrebbe gridare a tutti, no? Quella è la sensazione. Cioè, come quando sei innamorato, no? Tu vorresti dire, ma io quanto l'amo sta donna qua, no? A tutti. Però al mondo non gliene frega niente che tu sei innamorato, generalmente, no? Tu pensi che tutti ti sorridano. Però in realtà non gliene frega neanche quello di cui sei innamorato. Beh, lui è veramente tolto. È così o no? No, non è così, ma non è vero. Diteglielo che non è vero. E poi è difficile, però. E allora quando tu scopri la poesia, io lo vorrei dire a tutti, no? Infatti sì. Io lo faccio, no? Vado da mia figlia, dico sto libro, glielo regalo, no? Vado da un amico, però poi ognuno è responsabile delle proprie scelte, anche di quello che ti capita, sei un po' responsabile a volte, no? A volte, sempre sul tema del tempo, no? A volte quando torno a casa, io sono cresciuto a Ravenna e passo del tempo con mio padre e lo osservo, ci sono momenti in cui mi sembra molto più vecchio, momenti in cui mi sembra un bambino, perché magari non sa utilizzare il cellulare, e momenti in cui mi sembra la stessa persona di quando ero piccolo, no? Voi quanti anni vi sentite addosso? Ma dipende, come il tuo babbo, io sono come il tuo babbo, potrei essere il tuo babbo, per cui a volte me ne sento pochi, a volte mi sembra di... ma sai, c'è una cosa bella che una volta mi è venuta in mente, come quella del tempo che ti arriva, ovvero che quando tu hai 10 anni, c'hai solo 10 anni, no? Quando sì. Tu ne hai 20, ce ne hai 20 ma ce ne hai anche 10, no? E quando ne hai 30, cioè quindi in qualche modo quelle età lì non è che scompaiono, rimangono dentro di te, per cui quello sguardo a volte ti ritrovi a guardare una cosa come se avessi 10 anni e a volte invece ti ritrovi a guardarla come se proprio quella cosa l'avessi vista troppe volte. Questo è ingiudicabile, non lo so, però dipende, per il lavoro che faccio ho tante età in simultanea. Se guardo i nuovi colleghi che arrivano sulla scena, mi sento di aver fatto il giro 5 volte, no? e aver provato quell'emozione lì già tante volte. E altre volte il contrario, no? Se guardo un vecchio bluesman, mi sembra di essere un ragazzino che non ha fatto niente nella vita. Ti dico come ha misurato il tempo un poeta. Vai. In una poesia d'amore di un verso o di 2 versi alla sua innamorata. 2 mesi che non ti vedo,
un secolo e 9 secondi. Rizzos è un poeta. Lui è poeta greco. Lui ha portato Rizzos in Italia. Una poesia che scegliereste dal romanzo, dal libro? Ve la ricordate? No, non credo. Sì, no, io sceglierei. A me viene in mente. C'è una poesia di Kay Tempest che mi piace molto. Mi piace parlarne con te perché Kay Tempest è proprio una. una poetessa, come dire, non laureata, no? Perché lei viene dal rap, ha iniziato proprio dallo spoken word, la conosci? È fantastica. E poi, tra l'altro, ha cambiato nome recentemente, lei si chiamava Kate Tempest, si chiama Kay perché non vuole più avere un genere definito, no? Non vuole più essere riconosciuta con un genere, quindi ha cambiato il nome in Kay. È stata premiata a Venezia, credo, anche recentemente a una biennale, insomma, è una importante. E questa poesia è bella, è un po' lunga, per cui non ve la leggerò, ma cercatela nel libro. Ed è interessante rispetto a quello che dicevi prima, le nuove generazioni. Che Tempest avrà tra i 20 e i 30 anni, è uscita adesso un disco, continua a fare rap, lei tra l'altro. Ma ti piacerà moltissimo. Okay. Lei ha scritto un libro di versi, molto bello, anche facile da leggere, nel quale racconta le persone che incontra per strada, che vede alla fermata della metro, lei vive in una provincia inglese, e le racconta come se fossero come se fosse un mito greco, per cui lei incontra Achille, incontra Agamennone, incontra Venere, però Achille magari è semplicemente un ragazzetto col cappuccio, no? che fa il figo, che vuole spaccare tutto, no? È un libro molto bello, lei è molto brava. Segnalo lei perché credo che le persone che ti seguono, i ragazzi che ti seguono, possano essere interessati alle cose che scrive. E poi contemporaneamente mi viene in mente Il Cantico delle Creature, che è una canzone pop del 1200, no? di Francesco d'Assisi, che è proprio una canzone, è un cantico, ma proprio io me la immagino, quando la leggo mi immagino loro. Questi ragazzi qua erano giovani, erano dei ventenni, che cantavano sti pezzi in giro per i vicoli di Assisi o di Gubbio o delle loro città dell'Umbria. Mi piace pensare questa cosa come fosse veramente molto moderna, è una cosa molto moderna. Sono ragazzi ribelli che si ribellavano al potere del loro tempo e anche ai dogmi del loro tempo, e lo facevano in questa maniera festosa. La perfetta Letizia, no? che predicava Francesco, era fantastica. E quel pezzo lì, insomma, io lo chiamo un pezzo perché mi sembra una canzone, Il Cantico delle Creature, c'è ancora una grande forza. E poi c'è una parola per la quale io sto in fissa di questa parola, che è per. A me piace la parola per. Tanto perché la puoi scrivere con una X, quindi non è neanche una parola, diventa un segno. Ma nella lingua italiana la parola per è una mia. Io vorrei un giorno, proprio nella mia tomba, vorrei che ci fosse scritto una X, per. Perché per vuol dire tante cose, è un passaggio, è una moltiplicazione. E allo stesso tempo lui quando loda il Signore, dice loda il Signore per suor acqua, che non vuol dire ti lodo per suor acqua, ti lodo attraverso suor acqua, cioè attraverso l'acqua io lodo il Creatore. Quindi per è anche, è come fosse un mezzo di trasporto, no? Che tu utilizzi per trasportare una sensazione, un'emozione. In quella poesia lì, in quel cantico lì, c'è continuamente, no? È una parola che viene ripetuta. Quindi queste due cose che stanno a distanza di 800 anni sono un po' le due parentesi del libro, sebbene ci siano cose più vecchie, più antiche, c'è Saffo che è la poetessa. Insomma, riesci a leggere questa? Sì, ci devo mettere gli occhiali però, perché qua parliamo del tempo, ma li metto volentieri. Questa è potente. A favore dell'uditorio. Certo, volentieri. Cavafis è un gigante della poesia, è veramente un gigante. Io ci provo. Si chiama La Satrapia. Che disastro! Sei fatto per cose grandi e belle e hai sempre questa sorte ingrata che coraggio e successo ti rifiuta. Hai consuetudini vili come intralcio, meschinità, indifferenze. Ed è tremendo il giorno che ti arrendi. Il giorno che rinunci e che ti dai per vinto e ti metti in cammino verso Susa per andare a trovare il re Astaserse.
che benigno ti accoglie alla sua corte e ti offre satrapie e favori. E tu le accetti con disperazione, queste cose di cui non sai che farti. Ben altro chiede l'anima, per altre cose piange, per le lodi del popolo e dei dotti, i difficili, inestimabili consensi, e l'agorà, il teatro, le ghirlande. Come può darti tutto ciò, Artaserse? La satrapia può darti queste cose? E senza queste, me la chiami vita? Bello. Bello, aspetta, c'è un verso. Ed è tremendo il giorno che ti arrendi. Sì. Tu sei sempre pieno di energie. C'è stato un momento in cui hai pensato, basta, mi devo fermare? Tutti i giorni. Tutti i giorni. Sì. Poi me lo dice proprio il corpo. E Francesca non te lo dice? Sì, anche lei. Però ieri notte, per esempio, ieri ho fatto una giornata, stanotte non ho dormito, perché mi faceva male tutto. Mi sembrava di aver fatto una maratona inseguito dai bulldog. Proprio, e poi in realtà avevo semplicemente parlato. Però a volte mi succede, e quindi mentre stavo così dicevo, ma perché tutta sta roba qua? Io voglio solo suonare, voglio andare in bicicletta, voglio incontrare Crocetti, parlare di poesia. Leggi, guarda, facciamo divertire. Sì. C'è una poesia di chi è? Dedicata alla zanzara, non è so. Ah, sì, sì, c'è. c'è. Dai un attimo. Voglio chiederti una cosa. Del tremendo il giorno che ti arrendi, dicevi prima che ci sono 3 milioni di persone che scrivono e si vendono pochissimi libri. In Italia. Sì. E si vendono pochissimi libri. Perché ancora oggi lo fai? Cosa che ti spinge a farlo? Io sono di origine greca. Ti dico subito la risposta alla passione. I greci antichi, quando moriva qualcuno, facevano l'elogio funebre, no? Anche oggi è ripresa questa consuetudine, quando muore qualcuno, i parenti, gli amici tessono l'elogio funebre del defunto. Si chiama in greco eulogia. E i greci antichi, quando moriva qualcuno, non dicevano, no? Quante battaglie aveva combattuto, quante battaglie aveva vinto, quanti paesi aveva conquistato, quante donne aveva avuto, eccetera. Chiedevano una cosa, aveva passione? È la cosa più importante della vita, per passione. Hai passione? Sì, tantissimo. Allora hai tutto. E quindi non ti serve niente. Ma leggi questa cosa della zanzara? Sì, che è di Poliziano, di Angelo Poliziano, tra l'altro mio vicino di casa, perché sì, Poliziano è di Montepulciano, si chiama Montepulciano perché ha dato i natali a Poliziano. La zanzara, che è l'essere più fastidioso, lui Poliziano ha scritto una poesia meravigliosa sulla zanzara. Allora, te lo leggo, è un po', questo è un italiano arcaico, però so. Ci provo, è sulle zanzare. Più logico è amare le zanzare che gli umani. Esse sono nate, come Venere, da acque brulicanti. Sono le copie di amore che si libra in aria per pulsare d'ali e per quei loro brindisi di sangue. Vaga volante canzone la loro, a risvegliare le belle zanzare golose di spose addormentate. Zanzare, è bellissimo. Zanzare che si tuffano sui seni, tra lenzuola, che sondano la carne femminile a palmo, carezzano le labbra, risucchiano splendori, di quei volti degustano la lingua piano piano, nottambule, invadenti, occhi penetranti. Quale uomo vanta segnacoli d'amore come le zanzare? Nessuno. Spiego, no? Beh, questa è divertente, è una... però fantastica. Poi, mentre la leggi, ti viene in mente la zanzara, no? Anche nei versi, anche nelle parole, nel suono, no? Comunque usa le S, usa un sacco di Z, usa un sacco di cose che richiamano proprio al suono. Le parole. Però nonostante Angelo Poliziano ci abbia provato, a me mi stanno antipatiche lo stesso. Sì, anche a me si stanno. Non ho cambiato idea dopo che ho letto la poesia. Però mentre la leggi dici è vero. Ora, mentre cercavo cose sul tempo, no? Ho trovato questa citazione che trovo molto bella. Fellini ha detto che ha imparato che i giorni veramente importanti nella vita di una persona sono 5 o 6 in tutto. Tutti gli altri fanno solo volume. Se voi mi doveste dire questi 5 giorni, sapreste dirmene uno? Ma io forse sono anche più di 5.
Ma sì, te lo saprei dire, ma non te lo dico. Idem. Sì, no, no. Però te lo saprei dire. E non è che si può dire tutto, eh. Però ci sono. Povero Fellini, se ne ha avuti solo 5. No, sono molti di più. Sono molti di più. Sono molti, molti di più. Io poi sì, il più importante non ce lo ricordiamo, che è quando si nasce. Sì. Quello lì non ce lo ricordiamo, però quello è fondamentale, diciamo. È il più fondamentale di tutti. Per cui già uno te l'ho detto, dai. Quando si nasce. Quando si nasce, quello è importante. No, io sì, stavo pensando prima quando leggevo questa cosa che ci sono delle immagini del passato che mi tornano in mente spesso, no? Dei momenti, non so, io ho proprio un'immagine dei miei genitori a pranzo di una domenica, non so perché mi viene sempre in mente un ricordo. Forse quel giorno fa parte di questi miei 5 o 6 giorni importanti della vita. Anche a me la domenica mi torna in mente. La domenica a pranzo? A pranzo, anche perché era l'unico momento in cui si sta un po' tutti insieme. Poi sì, è vero, la domenica a pranzo con le pastarelle a Roma era una cosa che mi ricordo bene anch'io. Ma tu quando sei arrivato in Italia? Eri piccolo? Ho 6 anni. Ah, ok. Quindi hai dei ricordi della Grecia da piccolo? E dove eri in Grecia? A Patras. E cosa ti ricordi? Questo me lo puoi dire? Sì. Mio padre era un piccolo proprietario terriero, mia madre contadina, analfabeta. Io le ho insegnato a leggere, a scrivere, mia madre pensa che è bello. Senza vergogna? Perché? Non sei strano insegnare a un genitore qualcosa? No, non scherzi. Bellissimo. Perché lei guardava la televisione, cioè lei era greca. Adesso se ci addentriamo in questo andiamo a casa più. Lei aveva fatto la prima elementare, era, secondo il racconto della nonna, la nonna diceva ho avuto 12 figli e 3 aborti, insomma, perché allora funzionava così, no? E lei era l'ultima, la più piccolina, andava a scuola, l'unica che andava a scuola. Ha fatto la prima elementare, un giorno, una sera il padre è tornato, ha detto alla madre, cosa fa questa piccolina? Va a scuola. A scuola? Da domani a lavorare nei campi. Così è finita la carriera scolastica di mia madre, poveretta. E quindi quando da grande lei guardava la televisione, uscivano le scritte. No, il greco lo sapeva perché era la sua lingua materna. Poi siamo venuti in Italia profughi. Perché mio padre era italiano e allora alla fine della guerra i greci hanno cacciato via gli italiani perché li avevano invasi, cioè, ingiustamente, insomma. E noi senza colpa ci siamo ritrovati in Italia senza niente. E quindi lei non ha fatto le scuole né in Grecia né in Italia, parlava solo il greco, aveva imparato malamente l'italiano, per cui alle persone di riguardo dava del tu. E alle persone non aveva mai capito questa differenza. e a me e a mia sorella dava del lei. Ma un mito. Mi ricordo una volta incontrò un vescovo e cominciò a dargli del tu. E il vescovo un po' così. Lei disse, ah, no, mi scusi, no, ma dovremmo tutti darci del tu, disse il vescovo. Insomma, così da grande le insegnai a leggere, era felice. Perché uscivano le scritte in televisione e non riusciva a capire. Certo. Un tuo ricordo di infanzia? Beh, il mio ricordo di infanzia è Roma. Roma è la mia fissazione. Io sono nato davanti alla cupola di San Pietro, mio babbo lavorava lì, e quindi quella è l'immagine più potente che ha formato la mia infanzia dal mio punto di vista proprio. La cupola, la grande tetta, progettata da Michelangelo, questa meraviglia con la quale io tutte le mattine mi svegliavo davanti. E quindi per me quella è un'immagine molto forte che ho, perché io mi svegliavo nella camera che condividevo con i miei fratelli e avevo un benzinaio davanti e dietro la cupola di San Pietro. Per cui queste due immagini sovrapposte sono forse la cosa più forte della mia vita. E niente, quindi quello è il ricordo. Quel mondo lì, quella mia Roma, che poi mi sono innamorato del Sud America e delle città sudamericane proprio perché mi ricordano la Roma di quando ero bambino. Cioè Buenos Aires, per esempio, è una città che proprio mi ricorda una Roma nella quale io sono cresciuto. Anche perché è un luogo dove... Per il casino. Per il casino, ma anche per la sgangheratezza, no, generale che si avverte.
E quindi quando giro per le strade di Buenos Aires, mi siedo a un bar così, mi ritrovo, e poi è una città fortemente italiana, per cui anche nel, certo, nel tipo proprio di atmosfera che vivi ti sembra di essere un po' in Italia. Poi chissà perché andiamo sempre a ricercare un po' le cose della nostra infanzia, forse perché c'è una magia lì dentro. Perché c'è una magia, c'è qualcosa. È quello che ci ha formato. Perché è quello che perché ci ha formato. Siamo quelli. Vi leggo una poesia. Sempre. Il mondo è povero oggi. Se tanto insanguinato, questo mondo ed è rimasto povero. Diventa ricco tu con l'amore del mondo. Di cosa oggi è più povero il mondo? Secondo me di poesia, ma poi. Visto. Poi di tante altre cose, di buon senso, di scriteriato. Questa è una poesia bellissima, il testamento, è meravigliosa. Se te la leggi una sera alla fine di un concerto, questa qui. Se la leggo, la leggiamo a Napoli, dai, quando andiamo giù. Leggila per l'audience ristretta. Ristretta, lui fa più del TG1. Cioè, la ristretta per niente, l'ha detto. Yes, yes. Mentre Giova cerca, ti chiedo invece, e di cosa è fin troppo ricco il mondo invece? Di odio, di soldi mal distribuiti, di potere assegnato alle persone sbagliate. Ma non credi che il potere sia sempre assegnato alle persone sbagliate? Certo, per definizione. Per la sua natura, proprio la natura del potere è di essere assegnato alle persone sbagliate. È un po' così. Oppure diventi sbagliato quando ce l'hai. Cioè, a volte succede perché sì, perché le persone giuste non sanno che cazzo. Cioè, il potere ha una capacità di corruzione veramente forte. Cioè, nelle persone, nell'anima, no? Poi probabilmente non vorrei generalizzare, magari ci sono anche dei casi in cui questo non accade. Però ditemene qualcuno, dice il Papa Francesco è uno forte, mi piace. Francesco è forte, straordinario. Però voi siete persone che comunque hanno un potere, no? Il potere e la possibilità di poter pubblicare dei libri, il potere di poter parlare a tantissime persone. Cosa possiamo fare noi per colorare d'azzurro questo mondo? Che potere abbiamo? Nessuno? A me, io ce l'ho un'idea. La prendo da una traduzione. A me piace in inglese power, vuol dire potere, ma vuol dire anche energia. Sì. Cioè, quando va via la luce in casa, si dice che è andato via, che non c'è più power. Ecco, allora da quel punto di vista, per me potere è il power, è la luce. Volevo chiederti questa cosa. Allora, ho letto un'altra frase che dice che la lunghezza effettiva della vita è data dal numero di giorni diversi che un individuo riesce a vivere. Quelli uguali non contano. Quindi questo vuol dire che durante la pandemia e la quarantena non abbiamo vissuto nemmeno un giorno. Beh, è stata una sospensione, in qualche modo è stata una sospensione della vita. Naturalmente abbiamo continuato a vivere, ma una vita congelata. Non abbiamo fatto quello che facciamo normalmente della vita, il nostro lavoro, le nostre attività, le cose belle, le gioie, le gite, incontrare delle persone. Siamo rimasti rintanati in casa a guardare la televisione, qualcuno a leggere libri. Ah, la facciamo leggere a Nicola. Dai, eh? Provo a leggerla io. Vai. No, perché se la conosci la leggi meglio, capito? La cosa curiosa di questo è che questo poeta non aveva figli e scrive questa poesia come un testamento a un figlio che in realtà non aveva, e quindi è un testamento, diciamo, lasciato a... Non so, è lunga, eh? Ne leggiamo un pezzo. Ne leggiamo un pezzo. Sì. No, ma è bello. Leggiamo. Io non ci vedo perché non ho gli occhiali. Vediamo. Questi sono da poco, eh? Da uno. Sono proprio dall'inizio della vecchiaia. No, vanno bene. Il principio della vecchiaia. Non voglio che tu sia lo zimbello del mondo. Ti lascio il sole che lasciò mio padre a me. Le stelle brilleranno uguali e uguali ti indurranno le notti a dolce sonno. Il mare ti empirà di sogni. Ti lascio il mio sorriso amareggiato. Fanne scialo, ma non tradirmi. Il mondo è povero oggi. Se tanto insanguinato questo mondo ed è rimasto povero. Diventa ricco tu, guadagnando l'amore del mondo. Ti lascio la mia lotta incompiuta e l'arma con la canna arroventata. Non l'appendere al muro, il mondo ne ha bisogno. Ti lascio il mio cordoglio,
tanta pena vinta nelle battaglie del mio tempo. E ricorda, quest'ordine ti lascio. Ricordare vuol dire non morire. Non dire mai che sono stato indegno, che disperazione mi ha portato avanti e sono rimasto indietro, al di qua della trincea. Ho gridato mille e mille volte, no, ma soffiava un gran vento e piogge e grandine hanno sepolto la mia voce. Ti lascio la mia storia, vergata con la mano di una qualche speranza, a te finirla. Ti lascio i simulacri degli eroi, con le mani mozzate, ragazzi che non fecero in tempo ad assumere austera forma d'uomo. Madri vestite a bruno, fanciulle violentate, ti lascio la memoria di Belsen e di Auschwitz. Fa presto a farti grande. Nutri bene il tuo gracile cuore con la carne della pace del mondo. Ragazzo, ragazzo. Impara che milioni di fratelli innocenti svanirono d'un tratto nelle nevi gelate in una tomba comune e spregiata. Si chiamano nemici già, i nemici dell'odio. Ti lascio l'indirizzo della tomba perché tu vada a leggere l'epigrafe. Ti lascio accampamenti di una città con tanti prigionieri. Dicono sempre sì, ma dentro loro mugghia l'imprigionato no dell'uomo libero. Anch'io sono di quelli che dicono di fuori il sì della necessità, ma nutro dentro il no. Così è stato il mio tempo. Gira l'occhio dolce al nostro crepuscolo amaro. Il pane è fatto pietra, l'acqua fango, la verità è un uccello che non canta. È questo che ti lascio. Io conquistai il coraggio ad essere fiero. Sforzati di vivere, salta il fosso da solo e fatti libero. Attendo nuove. È questo che ti lascio. Bellissimo. Bello. Fantastico. Grazie a entrambi, è stato bellissimo. Grazie a te. Grazie mille.